Al film di esordio di Emilio Greco, L'Invenzione di Morel, che è un film eh, vado a memoria, se mi sembra, è targato 1974, quindi è eh, un film che ha oltre 30 anni e a mio modo di vedere, insomma, anche per il, il, così, il, il mio occhio, il mio gusto di spettatore, sembra un film fatto. Fatto ieri sera, insomma, voglio dire, eh, o anzi, forse meglio fatto domani mattina. E il film ve ne siete, siete accorti, eh, ovviamente, tratto da un romanzo di Bioy Casares. Ovviamente dietro eh, il film, in realtà, oltre al romanzo di questo, di questo grande scrittore sudamericano, c'è cioè dell'altro. E va riconosciuto comunque in ogni caso a Greco il fatto di aver anticipato, appunto insomma, con uh, di essersi mosso con largo anticipo su un tema, un argomento che invece oggi ci, eh, ci preme molto da vicino, no? che è quello in qualche modo della realtà virtuale o, o in qualche modo voglio dire il mondo, la realtà davanti. Eh, al fenomeno della rappresentazione anche di se stessa. E io ho rivisto, il film, ho rivisto il film questa mattina, non lo vedevo ovviamente da, da tantissimi anni, e non ho chiamato, non ho telefonato a Emilio Greco dopo aver rivisto il film, ma ovviamente avrei voglia di, anzi ho voglia di chiedergli molte cose. E credo sia interessante intanto sia per me che per voi eh, cominciare a chiedere subito a Greco qual è stata in qualche modo l'idea di partenza per, per questo film. E vi dico subito che, eh, ma questo per ammissione credo dello stesso Emilio Greco, il romanzo è tratto da Bioi Casares, ma è evidente che dietro il film di Greco c'è... Un'ascendenza molto forte di una figura di un, di un intellettuale, di uno scrittore mh, immenso, insomma del secolo scorso, che è Borges, eh, di cui Greco si è occupato ampiamente. Con questo non voglio dire che Casares sia inferiore a Borges, anzi, lo ricordiamo, insomma, eh, Bio Casares è il marito di Silvino Campo e e Casares appunto sono stati fra i primi, tra i primissimi estimatori di Borges, eh, del quale erano amici, molto amici, e, e quindi sarebbe anche, voglio dire, sarebbe assurdo pensare che ci sia una sorta di graduatoria no? all'interno di queste tre grandissime personalità della letteratura, ma non solo. Però Greco è, è uno che è un uomo, diciamo che su, su Borges è uno che la sa piuttosto lunga. E sappiamo anche che a Borges ha dedicato, oltre che alla sua passione, insomma, anche alcuni lavori. Il Greco ha realizzato, un po' di anni fa, per la, per la RAI, una serie televisiva molto importante che si intitolava Uomini, e idee del Novecento e se non vado errato, eh, curò anche proprio la regia appositamente di una, di una puntata di un episodio, quello che, che riguardava Borges. Ora, ora sentiamo da greco qualche cosa in questo senso sì, la prima idea mi è venuta appena ho letto il libro. Era il 67, uscì nella collana ai Pesanervi di Bompiani. Eh, per un momento sembrava che potessi realizzare il film per la televisione. Confesso che all'epoca avevo un'idea eh, diversa di come realizzare il film e a posteriori posso dire di essere stato felice di non averlo fatto allora, il film. Perché il 67 è un periodo ancora molto, per parlo per me evidentemente, molto influenzato dal cinema degli anni 60. Eh? Eh, la mia generazione si è formata culturalmente da un punto di vista cinematografico soprattutto negli anni 60, quindi alcune eh, soluzioni di linguaggio e stilistiche erano ancora legate a quel periodo. Poi non l'ho fatto il film e eh, sembrava che dovesse farne un altro. E due settimane prima delle riprese mi è saltato allora sull'onda di questa delusione ho detto ma io faccio dimensione di morelle era ottobre del 69 mi ricordo ci ho messo poi quattro anni per realizzarlo perché le riprese sono cominciate nel settembre del 73 perché si parla molto da qualche tempo di crisi del cinema italiano ma allora il cinema italiano era già in crisi e soprattutto era molto difficile debuttare, era molto difficile debuttare, tant'è che la mia generazione eh, ha debuttato quasi sempre, va bene, con film eh, finanziati in tutto e in parte, con allora si chiamava l'Italnoleggio. Eh, quando ho pensato poi eh, realmente a realizzare il film l'ho pensato in maniera eh, totalmente diversa, nel modo in cui avete visto. L'interesse, per tornare un attimo anche a quello che diceva Egidio, eh, l'interesse eh, è evidente che era per eh, un mio modo di, di, eh, di intendere insomma, la vita al, molto influenzata da questo scrittore argentino, questo grandissimo scrittore argentino che è Iorgo Lui Borges. La cui prefazione all'invenzione di Morelli è ma è una paginetta e mezza. e Borges scrive di questo romanzo di Casares che c'è un presupposto, eh, c'è un presupposto non soprannaturale, dice, ma, ma sopra, c'è un, un presupposto scientifico ma non soprannaturale. Eh, perché mi ha, mi ha molto interessato l'invenzione di Morel? Perché è uno dei rarissimi esempi, rarissimi esempi di, del modo di sentire di Borges, che non a caso ha scritto solo racconti, va bene, in forma romanzo. Nella forma romanzo eh, l'invenzione di Morel è quasi un unicum. Il, eh, questo mi interessava molto. Nel frattempo, la, la grande stagione degli anni '60 era finita e gli anni '70 sono caratterizzati. Sembra che mi stia dilungando, ma adesso ritorno al punto di partenza. Sono il decennio eh, de degli anni '60 è caratterizzato da una poetica predominante in tutto il, il mondo, e mica soltanto in Italia: da una poetica predominante che è quella della metafora. Vale a dire che il non che prima non ci fossero le metafore, ci mancherebbe, ma il decennio degli anni '70 tutto il film eh, caratterizzato dal fatto che l'intero film si atteggia, si atteggia a, uh, a una metafora. Perché c'è questa poetica predominante? Perché il, uh, si avvertiva eh, nel decennio degli anni 70 l'impossibilità di raccontare il presente senza essere vittime, diciamo così, della iattanza del presente, eh? di, di, senza uh, correre, co cioè, nell'impossibilità di correre il rischio di, 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 di essere prigionieri, diciamo così, dell'attualità, della cronaca. Si facevano film che tutti, in, tutti interi, va bene, attraverso, il meccanismo, attraverso la metafora, tentavano di fare dei discorsi totalizzanti, che andassero oltre la contingenza. Eh? Non a caso in questo periodo molti film importantissimi, va bene, sono per esempio ambientati nel, in, in epoche del passato, più o meno lontane, più o meno vicine, perché evidentemente il distanziamento del tempo aiutava eh? nel, nel, nel mettere insieme la metafora. Ho finito. Ehm, alla fine insomma tento di fare questo film. Il film sembra, eh, per altri versi, insomma, è così, insomma, fedele al libro, però è anche infedele. Se volete, non so quanti di voi hanno letto il libro di Casares, vi consiglio di leggerlo, un libricino di 125 pagine, meraviglioso. Ci sono dei cambiamenti eh, molto, molto importanti per me. Il primo cambiamento è, il racconto in terza persona. Il libro di Casares è un diario che tiene il naufrago. Il naufrago annota nel, nel suo diario quello che gli succede. E quando non è in grado di spiegare quello che gli succede, diciamo così, queste persone che compaiono e poi scompaiono, tanto per farla breve, lui scrive nel suo diario, sto delirando perché era malato, perché... L'isola di Casare è un'isola tropicale, oltretutto, quindi è sempre immerso nell'acqua, in una vegetazione che lo tormenta. E quindi la logica, diciamo così, fantastica, va bene, viene recuperata nel, nel, nella soggettività del diario. Io ero, ero e sono contro la soggettività, tutti quelli degli anni 60, per l'appunto, detestavano la soggettività. Voglio, dico, voglio provare a raccontare il film in terza persona cioè tutto quello che succede è tra virgolette oggettivo eh? ho provato è, ho visto che funzionava, funzionava la cosa capite bene che a partire da questa scelta di fondo si ponevano problemi di, di anche proprio di realizzazione eh? come fare perché il pubblico, io giocassi col pubblico come il gatto col topo, cioè com come fare perché il pubblico non si accorgesse del distanziamento dei due tempi, no? I villeggianti sono nel 1929 e il naufroco all'epoca era nel 1973-74 e quindi c'è tutta un una ricerca filologica mh, incentrata sui costumi, sui mobili, le date di certe mobili, la Barcellona di, di Le Corbusier che voi vedete del 1928, insomma, no? Ho aggiunto la televisione quando Morel fa la conferenza stampa perché i primi esperimenti televisivi sono del 28, le Breuer sono del 24. All'epoca, più che mai, il modo di vestire delle donne e degli uomini rinviava a quel periodo. Pensate a Armani, tanto per non far nomi e via discorrendo. C'è cioè, tutto questa attenzione perché il pubblico non avesse alcuna possibilità di capire che ci sono due epoche diverse e che la spiegazione gli venisse data. Da, da, da Morello. Altro cambiamento per me fondamentale: il finale. Nel libro di, prima al finale, dico un altro cambiamento. Nel libro di Casares. Quando uno degli ospiti legge le ultime pagine, dice: «Isole di Caponero, 1924. Io l'ho spostato, io lo dico quando nel 1929, uno dice vabbè che, che se ne frega, voglio dire, mi piaceva spostarla al 1929 perché come sapete il 1929 è una data, va bene, uno, eh, importantissima nella storia del Novecento e ancora oggi perché c'è la crisi di Wall Street 29. il 29 rappresenta una vera e propria, come dire, data che eh, c'è un prima e un dopo la crisi del 1929, no? in un certo modo... Di vivere la vita, pensate a Fitzgerald, no? gli anni 20, dopo la crisi del 29, non era, più non era più possibile pensarla. Ultimo cambiamento per me fondamentale è il finale. Nel finale del libro, eh, il naufrago, con le poche forze che gli sono rimaste, scrive: Spero che nasca uno scienziato capace di unire le esistenze disgregate mia e di Faustin. E mi faccio entrare nel cielo della coscienza di Faustino. È letteralmente così quello che c'è scritto. A me piaceva molto l'aspirazione entrare nella coscienza di Faustino o entrare nella coscienza degli altri, eh? Del, di chiunque altro. E però non mi piaceva l'idea che il si consolasse attraverso questa immortalità fittizia, meccanica, dalla settimana ripetuta in eterno. Vale a dire che. Se veramente uno crede di poter entrare, lo dico in senso etico, proprio come tensione morale, di poter e anche come desiderio. Come dire le parole, insomma, rimaniamo al desiderio ehm, di entrare nella coscienza di qualcuno. Se crede veramente che questo è, è possibile, deve rinunciare alla consolazione. E allora nel film gli faccio distruggere la macchina. Se veramente eh, eh, si tende va bene, a, a, una, a una specie di, di, di incontro eh, in cui le coscienze trasmigrano, diciamo così, si incrociano, va bene. È necessario in partenza questa scelta, a mio avviso, virile e direi etica di rinunciare alla consolazione. Questo vale non soltanto per quanto mi riguarda. Il, il naufrago del, del, dell'invenzione di Morelle, ma riguarda a mio avviso, parlo per me almeno, chiunque, vale per chiunque di noi, nella, addirittura nella propria quotidianità, cioè cominciamo a rinunciare a ogni forma di consolazione gratificante e autogratificante. Questi sono i presupposti che mi hanno, che mi hanno portato a fare il film. Qual è la conseguenza stilistica del raccontare in terza persona? Vi sarete accorti che è perseguita in maniera paranoica. Del resto, ero giovane e questa paranoia uno la perseguiva nella piena incoscienza, ci mancherebbe. Non c'è nel film nessuna inquadratura che sia una soggettiva. Che vede, quello che vede il nafrogo vede lo spettatore. Io gioco con lo spettatore, tento di giocare con lo spettatore a carte scoperte. Lo spettatore vede soltanto quello che vede anche il nafrogo, né più e né meno non c'è una sola soggettiva. Altra scelta stilistica, perché venivamo per l'appunto dagli anni 60, in tutto il film, vi sarete accorti, non c'è un solo raddoppio. Cosa vuol dire un solo raddoppio? Se cioè c'è da lì una macchina da presa che sta inquadrando me e, eh, e Giglio, fa... Me e Giglio in un un'inquadratura unica, poi dopo fa il raddoppio, fa la stessa cosa, fa il primo piano suo, il primo piano mio, poi magari fa il dettaglio del microfono. Nel film ogni inquadratura è fine a se stessa, non c'è nessun raddoppio, non solo, ma non l'ho mai girato il raddoppio. Per cui, quando giravamo, succede un debuttante poi, figuriamoci: i commenti dalla truppa, ammazza, stiamo giocando perché dice come monterà, come monterà. Eh, perché quello che ho girato ho montato, non c'è nulla che abbia scartato. Non ho scartato neanche un fotogramma, ho solo io giro soltanto quelle che monto. Eh, a mio rischio e pericolo, ma insomma qui addirittura la scelta è radicale. Perché appunto ogni inquadratura è fine a se stessa, poteva non attaccare a niente, insomma, ecco. Questi sono i presupposti, ma anche qualcosa oltre i presupposti, rispondendo alla domanda di Gidio. È possibile, è possibile eh, ritrovare nel film diciamo, dei, dei padri nobili no? eh, rispetto alla storia del cinema. Eh, devo dire che eh, Grego fa tutto questo eh, appunto nella, nella giovinezza eh, eh, o anche nell'intemperanza di ogni esordio, con molta scialanza, eh, come si dice. A parte, parte l'ambientazione che, che avete visto, insomma, è davvero molto, molto, molto originale. A parte questo, questo spazio, questa architettura della villa museo, no? e, che ci fa pensare un po' a alcune architetture di Sharon, di Hans Sharon, quindi voglio dire in qualche modo di un tardo espressionismo ma anche possono sembrare possono farci pensare anche a dei frammenti di sant'elia dell'architetto futurista vi sarete accorti che dentro per esempio eh, in greco piuttosto che farci magari una lezioncina su come fritz lang forse piuttosto che dirci quanto amava fritz lang per esempio Spinge, magari voglio dire, si accorda con Amedeo Fago, lo scenografo del film, e nel salone, diciamo, eh, o nel foyer di questo grande spazio, di questo grande ambiente. Mette in posizione simmetrica due lampade che quelle sì, davvero vengono fuori da Metropolis. E. Così come il film, in un qualche modo, ed è singolare perché è del 74, un film che ci parla già delle rovine del moderno. E Emilio fa tutto questo facendo, sovraccaricando in un qualche modo di polvere eh, alcuni oggetti che hanno fatto insomma, la, storia, la storia del gusto e, e anche un po' dello stile del Novecento, li citava lui prima. no? Ci sono, avete visto, insomma, dei nell'arredo anche alcune sublette lì c'è Breuer c'è Miss Van der Roo, c'è Le Gourbosier tutto però viene in qualche modo eh, mostrato anzi rappresentato senza enfasi e, e questo lo trovo ehm, davvero coraggioso cioè nel senso non so quanto Emilio ne avesse coscienza quando l'ha fatto però in un film di esordio si c'è sempre un eccesso, eh, voglio dire in qualche modo, dichiaratorio che spinge un autore eh, a fare mh, delle cose anche quando non lo vuole, sopra le righe. In questo caso invece no. E allora, eh, visto che abbiamo parlato di Fritz Lang, che io so essere uno dei registi, uno degli autori a cui, a cui Greco ovviamente ha sempre guardato con ammirazione, come pure il sottoscritto. Fatto sta che però nel film, e questo Lang è appunto è la storia nobile diciamo, del cinema, il film però ha un curiosissimo per quegli anni, eh, sia questo film che il secondo film di greco, io trovo Erengard, ha un curioso orizzonte kubrickiano. Secondo me, perché eh, sia l'invenzione di Morel che Erengard avrebbero potuto essere benissimo due storie, due soggetti. Raccontati per immagini da Stanley Kubrick, che grosso modo condivide con Greco eh, alcuni interessi dal punto di vista appunto, della rappresentazione della realtà al cinema, ma mh, soprattutto perché eh, l'invenzione di Morel precede di, di qualche anno Shining, che voi tutti ricorderete, questo film di Kubrick, questo apparente horror che un horror non era tratto da un racconto brevissimo di Stephen King e che Kubrick ha in qualche modo rivoltato facendone una sorta di apologo, diciamo. E, ed è molto strano perché ci sono eh, nel film di Greco delle sequenze, anzi direi delle inquadrature che anticipano, eh, chissà come, in maniera forse quasi, quasi telepatica. Morel potrebbe spiegarci bene il perché eh, quel film di Kubrick. E... Ecco, mi piacerebbe che Greco ci dicesse qualcosa a proposito dell'orizzonte kubrickiano del film. No, io devo ringraziare le cose che ha detto Gideonico perché mi fanno un piacere che potete immaginare, ma che mi confermano in un'idea, ma non lo dico polemicamente, che i, i migliori critici cinematografici sono i registi. È la prima volta in 33 anni, va bene, che eh, sento fare il riferimento a Fritz lang perché quando giravo la conferenza, eh, ho detto, ho pensato, è l'unico momento in cui ho pensato a un altro regista. Ho detto, eh, non, non pensavo a Metropolis, a Dottor Mabuse e tutta la sequenza Bello. è girata con obiettivi diciamo così che vanno dall'onesto a, a, quasi, a so, è quasi è tutto girato col 25 32 per chi si sa nel, eh. ed è, è girata effettivamente pensando al dottor Mabuse questo è vero questo è vero è, cosa. è la prima volta che lo sento perché non l'ho mai pudori. detto per pudore giuro che non ci siamo detti nulla visto no. che ci siamo però allora magari possiamo anche notare una cosa che c'è una, una somiglianza quasi, non credo, molto casuale, però c'è una somiglianza impressionante tra l'attore che interpreta Morel e l'attore che per Lange interpretava Ima Buse. No, e questa è la prima volta, volta, è una cosa che mi impressiona. Eh, diversamente invece è il discorso su Kubrick, che mi imbarazza molto, perché in un libro che hanno scritto su di me a un certo punto avevano scritto che Kubrick facendo Shining era stato influenzato. Io ho detto all'autore del libro: per favore, non si può omettere questo. Anche se è possibile, perché il film andò in una settimana del cinema italiano a Londra, quindi si poteva anche ipotizzare che Kubrick avesse visto il film. Ci ho detto: dico, per favore, si cancella questo. Come ha detto giustamente lui, può far venire in mente, sono le scene, soprattutto quando Jack Nicholson è solo nell'albergo all'inizio. La cosa mi gratifica molto, ma <coughs> non lo so, certe cose sono nell'aria, non lo so, non, non, non ci mancherebbe, non, Kubrick non ha bisogno di, di, di ispirarsi. It, che poi sia um, i due film che ha citato... Egiglio, cioè l'invenzione di Morello e Ehrengard, ci sia dentro una tematica che è rintracciabile nei figli pubblico, questo, questo più, è più normale, ci mancherebbe. D'altra parte i temi importanti si contano sulle dita di una mano, sono più che sufficienti, il resto sono delle variazioni. Noi non facciamo, come diceva Borges, le metafore sono 4-5, poi dopo il, uno rielabora e ripresenta sempre le stesse metafore. Quindi anche i temi non sono, sono pochissimi quindi sono ritracciabili nel... L'altra cosa oltre a Kubrick che c'era, mi dicevi? No, io volevo dire questo che io trovo anche eh, sempre ovviamente come spettatore, così avendo gli occhi sempre pieni di film, no? eh, trovo che il paragone con Shining sia, eh, sia giusto, sia calzante anche per alcune... Per alcune dimensioni narrative, per alcuni espedienti narrativi. Voi ricorderete che in Shining Jack Nicholson è questo scrittore che in qualche modo gli succede: eh, che è arrivato in questo albergo riesce in un'altra in un dimensione, una dimensione, diciamo, più delirante, più fantastica, in qualche modo ad avere un'interlocuzione. Che invece nella sua vita reale non riesce ad avere. È uno scrittore di non, evidentemente di non grande successo, eh, ma che però riesce stranamente a ottenere una sorta di riscatto, anche se appunto dire, eh, a un prezzo diciamo così de demoniaco-diabolico, eh, in un'altra dimensione. Voi ricorderete che. Eh, Nicholson era, veniva molto lusingato all'interno di queste sequenze quando si ritrovava eh, nel bar dell'albergo col, col barman eh, fantasma e compagnia bella. E io trovo che Giulio Brogi, nell'invenzione di Morel, viva eh, in un qualche modo con, i dovuti, con le dovute differenze, con i, i dovuti rapporti. Una, una dimensione simile perché in qualche modo. Anche se, anche se Greco non lo spiega direttamente, perché giustamente non sta a lui lo spiegare, al massimo ci può, dare, ci può dare come un autore che si rispetti, uno, uno stimolo per cercare in qualche modo di orientarsi in quello che si ha davanti sullo schermo, però mi sembra che Giulio Brogi attraverso queste figure questi fantasmi appunto, o comunque queste immagini, che è come se vivessero di vita propria, in realtà affrontino in un qualche modo eh, la propria immagine. E, e perché trovavo questa similitudine molto, molto spinta? Perché effettivamente, effettivamente Greco ha ha congegnato questa, questa soluzione diciamo, rappresentativa, credo 4-5 anni prima della, della, della prima di Shining. E questo mi, mi ha colpito molto, mi, mi incuriosisce. È chiaro che eh, non è solamente perché a un certo punto Greco mette la macchina da, da presa diciamo, sull'asse di un corridoio con delle stanze sui lati che uno può pensare a Shining, non è solamente questo. Ma effettivamente c'è un, un veicolo narrativo che apparenta molto i due film. No, no, questo, questo è vero, me l'hanno fatto notare, ripeto, è così, è così, certo, addirittura Shining, poi, dopo, in, in questo senso, inquieta ancora di più. Se si pensa all'ultima inquadratura, che è il Carrello. Che Kubrick fa su una fotografia e in quella fotografia, quando diventa tutto schermo, improvvisamente eh, si scopre che Jack Nicholson è insieme ad altri vestito con, in modo elegante e, sì, ma, e, e siamo in pieno, in pieno anni venti. Sì, Emilio, cioè, ma che, che devo dire? Non... Devi ricordare che cosa c'è scritto nella didascalia di quella. Fotografia. Francamente, non me lo ricordo. Eh, me lo ricordo io. Eh, il film. Il film uh, di Kubrick Shining termina con questo movimento da questa fotografia in cui si vede anche la figura di Nicholson e sotto uh, c'è scritto Una promessa di immortalità. Ah, come vero! È questo qui che impressiona. Ah, come vero! È questo che impressiona. impressiona come vero, vedere, è bravissimo. Vedete, io non sono un esaltato, però effettivamente, effettivamente è abbastanza impressionante vedere. Vedere questo? questo insomma un film di un autore italiano fatto nel 73-74, eh, con un orizzonte e uno sguardo una volta tanto, visto che mh, agli italiani viene sempre in qualche modo cinematograficamente parlando, eh, viene sempre contestato il fatto di essere un po' provinciali. Eh, il film di Greco, come avete visto, eh, può essere tutto meno che una cosa provinciale, anzi, il contrario e questo, questo impressiona davvero insomma. E volevo dirvi una cosa, eh, perché faceva prima un accenno al, a eventuali come dire, autori di riferimento, comunque autori che posso sentire vicini, cinematografici. Eh, molti hanno parlato dell'invenzione di Morel riferendosi all'anno scorso a Marienbad di René. Mi uh, hanno parlato però per linee esterne, non sapendo cosa c'era dietro in verità. Insomma. È frequente questo viaggiare sulla superficie delle cose da parte di alcuni critici italiani. Tra l'invenzione di Morel e l'anno scorso a Marienbad uh, c'è uno stretto legame, che però non nulla ha a che vedere con, uh, con i film. Uh, Cos'è Marienbad 1960, Leone d'ora Venezia, il uh, forse 61, l'anno scorso a Marienbad è L'invenzione di Morel dopo che il naufrago si è registrato. Questo è il dato di partenza che ha mosso Rob Griez. Lo dico non perché l'abbia scoperto io, perché lo dice Rob Griez, senza equivoci. Eh? C'è un saggio di Rob Griez dove spiega cosa, perché ha scritto questo copione, perché ha scritto questa sceneggiatura. Lui ha letto l'invenzione di Morel e ha detto ma. Cosa ha ipotizzato che il naufrago Giorgio Albertazzi, va bene, nel frattempo si sia messo uno smoking eh, e quindi si registra, si registra e si incastra, va bene, nella vita di questi birri. Questo è il dato di partenza, come dire, eh, della, della, della struttura narrativa. Eh, per cui poi questa non è che poi l'anno scorso a Marienbad. Tiene conto della logica dell'invenzione di Morel, per cui la settimana registrata non può entrare fisicamente a contatto con la registrazione del naufrago, però gli è servito come spunto di partenza. Da qui la circolarità che c'è in Bari e Bandi. Mi ricordo che l'ho visto all'epoca 5-6 volte. Eh, noi eravamo nonostante tutto viziati dall'idea di un racconto che avesse. Uh, un filo da, che si poteva tirare, diciamo così. Questo filo, vedendo Marienbado, tu lo tiri, lo tiri, lo tiri, credi di aver trovato il, finalmente la logica della narrazione e al quarantesimo minuto questa logica si rompe, perché, perché non è quella la logica, è una circolarità, è una ripetizione delle, 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 delle azioni, delle situazioni legate unicamente da questa, da questa fantasticheria di Rob, Rob Grillier. A partire dall'invenzione di Morel. Quindi, quindi il rapporto, è, voglio dire, è interno e molto forte. I due film credo che siano, onestamente, proprio molto, 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 molto diversi. Non, non, non tocca a me dirlo. Ma, ma è, i critici no, non sapevano di questa cosa perché quando. Quando, se mi ricordo bene, è uscito Morel il saggio di Rob Griglier in Italia non era stato ancora tradotto. Quindi... Questo è interessante, secondo me. Era... Io invece trovo che mh, questo film di Emidio, il suo primo film, risente molto invece del momento che attraversava, come l'ha detto Emidio stesso. Il cinema italiano in, in quegli anni, anni 60, fine anni 60, poi c'è di mezzo il 68, così, eccetera. E trovo che mh, questa intuizione di Emidio è veramente importantissima perché dà un senso a un certo cinema improntato in Italia da alcuni autori, fra cui anche Antonioni. All'alienazione, no? E cioè a questa realtà che in realtà nella, nella, effettivamente poteva anche non essere una realtà, ma poteva essere una um, immaginazione, diremo, psicologica. Professore di... reporter, eh, insomma. Eh? Professore reporter. Sì, 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 professore reporter, proprio. esatto, bravo. proprio questa cosa... E quindi io lo, lo trovo molto legato al cinema italiano, ma in una chiave veramente eh, incredibilmente eh, appassionante e eh, eh, reale, anche se vogliamo. Non è privo di realismo, fra l'altro, questo film. Eh, io poi ho visto che alla sceneggiatura ha collaborato Andrea Barbato. No? Ho visto il nome di Andrea, carissimo amico ovviamente con cui ho lavorato. Ora la cosa effettivamente, questo accappiamento mi, 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 mi meraviglia abbastanza perché eh, lo conoscevo abbastanza bene Andrea, non solo come giornalista ma anche come intellettuale soprattutto, ed era lega, legato moltissimo a tutto ciò che è contrario. All'alienazione, alla cosa. È vero. È vero. E, e quindi mi chiedo: forse la domanda mia arriva a questo, come è stata la collaborazione per la sceneggiatura con, una, um, uh, con un intellettuale come Andrea Barbato? Ma noi eravamo molto amici <coughs> e andate in questa maniera, ho detto, vedi, facciamolo, figuro, ho è in, nella, nella pratica è andata in questa maniera. Io ho lavorato da solo per più di un mese eh, per stendere, diciamo così, eh, e incastrare i due tempi. Perché cosa succede? Che la settimana gira eh, in eterno, dopodiché in, in base al gioco delle alte e basse maree ogni tanto si ferma. E invece la vita del naufrago è continua. Quindi il problema era di vedere che cosa stavano facendo i villeggianti uh, uh, mentre Naufroco faceva un'altra cosa. Non solo, ma come uh, uh, stendere soprattutto la settimana. Nel libro di Casare sono disseminati una serie di, di piccoli segnali. Non so, lei aveva, dico per dire, un foulard a fiori. Eh, oppure eh, sta leggendo il libro, oppure eh, è vestita in un certo modo. Studiando attentissimamente questi segnali e mettendoli di seguito, scoprivi che il lunedì, dico per dire, aveva il foulard a, eh, a, a fiori, il martedì stava leggendo il libro. Una volta stabilito questa settimana, e poi dall'altra invece la continuità del tempo del naufrago, la, eh, rintracciare la struttura proprio di acciaio inossidabile, dopodiché con Andrea questo è successo, io ho scritto con Andrea anche una storia semplice lo so che vi può meravigliare noi l'abbiamo scritto in dieci giorni la sceneggiatura non è così un po' perché Andrea era della politica ma una volta stabilito questo, succede questo succede questo la storia semplice addirittura a memoria, abbiamo fatto la cosa e poi il, questo è stato il, il, il lavoro de, con... Ci sono voluto un mese a riuscire a rintracciare questi, questi segni. Del, per cui, non so, al terzo giorno lei ha la borsa ed è vestita in un certo modo. Al quarto giorno eh, e tutte le volte che ricompariva, altra cosa stilistica, chiamiamola così, ma che, invece, che nessuno si accorge per fortuna, ma che però nel film c'è. Ogni fine giornata del naufrago, va bene, vi sarete accorti certamente di questo. È sottolineata con un fonduo al nero. Ogni, ogni giorno del naufrago, quando finisce diciamo, quella giornata, c'è un fondù al nero. Non, eh, per cui il, quando, quando riprende è il giorno dopo. Non, eh, questo è. Ripeto, non viene chiesto allo spettatore di accorgersi di questo, ma da un punto di vista stilistico, questo a mio avviso è indispensabile perché, come dire, segna il tempo proprio, no? Non, eh. E poi quando lui con una pietra fa i segni sulla roccia, va bene. Eh, il pubblico non è tenuto né a contare i segni né a sapere che sono passati nove giorni dico per dire, ma vi posso assicurare che il numero di segni che lui ha fatto in base alla sceneggiatura e al calcolo che io avevo fatto era a, non, a nono giorno, adesso non mi ricordo quanti segni ci sono. Questo aspetto maniacale per me era assolutamente indispensabile per le ragioni che ho detto prima, cioè a dire. Tutto doveva essere come dire, non confutabile perché stavo veicolando dei fantasmi che erano in carne e ossa. E nella seconda parte del, del film, anche questo diciamo così stilisticamente, gli ultimi 50 minuti dopo la conferenza di Morel, quando si è capito che questi sono proiezioni, da un punto di vista stilistico più che mai sono in carne e ossa. Nel senso che nella seconda parte del film, i villeggianti che prima erano visti quasi sempre in totale, va bene, sono visti in primo piano. Sono visti in modo più ravvicinato. Questi sono piccoli vizi, come dire, piccole sfide di, di, di quando si è giovani. Sono assolutamente felice di questa cosa, ma ci mancherebbe. Non, un film un po' puntuto. Dai, non, insomma, all'epoca così è. Vi ricordo che col montatore. La prima parte del film l'avete vista, Broggi parla al 33 minuto, questo ve lo posso assicurare. Il, eh, quando montavamo, io, allora si fumava nei cinema. Io dicevo a Mario Chiari, che è stato mio collega al centro sperimentale, gli dicevo: Mario, a questo punto si accende la sigaretta, si sentono i primi il rumore di chi ha cavallo le gambe per il nervosismo e lui finalmente parla. Non, eh, ma ci divertivamo anche in questa maniera. Dimmi... Una cosa. No, 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 no. Pensavo all'avventura di Antonioni. Che cosa dici? No, beh, Antonioni, il problema, l'avventura di Antonioni, cioè Antonioni in generale e Godard, sono stati, per quanto mi riguarda, negli anni 60 i due registi ai quali ho pensato di più. Io mi sono diplomato addirittura con un saggio in cui metto insieme Antonioni e Godard. Cioè, il, si chiamava, mi ricordo, insomma, il rifiuto del sé, il rifiuto della soggettività. Eh, beh, Antonioni è stato per noi un maestro in quanto ci ha detto che i tempi morti sono più vivi dei tempi vivi o comunque hanno la stessa dignità. Questa è un po' lì, la, la, la cosa straordinaria di Antonioni. Il problema di Antonioni, non di Antonioni, degli, antiono, degli Antononiani, diciamo così e eh, aver frainteso questo, questo, questo momento, insomma, no? perché una cosa è raccontare un tempo morto, una cosa invece è mostrare semplicemente un tempo morto, inerte, vale a dire. cioè allungare la, il brodo, insomma, no? far andare da destra a sinistra un personaggio solo perché così almeno abbiamo 30 secondi in più perché non so cosa fargli fare. Eh, 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 no, dice lo fa anche Antonioni no, una cosa è che lo faccia a ragione il problema dello stile del linguaggio, va bene, qualunque sia il film, è che il, il linguaggio deve essere evocato dal tema questo vale per tutti guai a pensare a cose separate, no? Eh, se, se hai un tema e, e, e invece lo stile è un'altra cosa non non è che viene nobilitato dal tema o perché hai copiato o stai ricalcando lo stile di un altro. È indispensabile che, ripeto, un, un, un film, ma anche in letteratura è la stessa cosa, il, il linguaggio, lo stile, che sono due cose diverse, ma per capirci facciamo finta che siano la stessa cosa, devono essere evocati dal tema. Per cui il tema si incarna nel linguaggio e il linguaggio a sua volta è quello che... Come dire, da corpo eh, al, al tema, ma soprattutto era la questione dell'isola. No, l'isola, vabbè, l'isola c'è nel libro. L'isola c'è nel libro. No, io, ho visto, quando ho visto Malta, ho perso la testa perché, tanto nell'isola tropicale, non avremmo potuto girare. L'isola che vedete è l'isola di Malta. Quando ho visto questa parte dell'isola di Malta, la immaginavo così tecnicamente. La immaginavo così con la cosa è tutto costruito dal vero quella cosa eh, con i tufi veri. Non è una cosa che esisteva, abbiamo costruito noi, eh, è lo stile della villa, lui è, è, nasce come architetto, per cui è così sofisticato come ha parlato prima dell'architettura, perché in un primo momento abbiamo pensato con Fago a un'architettura decisamente espressionista, perché pensavamo a Macintosh per esempio, poi dopo siamo, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo visto questi tufi gialli di, di, di Malta e allora l'architettura... La, è una specie di via di mezzo tra <coughs> l'espressionismo e, e un razionalismo. Eh? Quella roba lì è vera, eh? costruita, vera, con, eh, senza fondamenti. È la piscina. Abbiamo scavato nel, nella roccia. Abbiamo vato la piscina. Eh, Nell'isola tutte le isole c'è un gran vento al secondo giorno è caduta una parte della costruzione. E allora l'abbiamo rimesso in piedi, siamo, siamo fermati e abbiamo rimesso in piedi, perché non c'erano le fondamenta. E questi muratori di Malta hanno costruito la, la torre doveva essere alta 12 metri. Un giorno durante un sopralluogo Amedeo Fago ha visto che la scala faceva così, era arrivata a 11 metri e mezzo. Ha detto basta, basta, 11 metri e mezzo, basta perché l'idea di, di un povero muratore che magari si sfracellava, francamente, non, non, non ne valeva la pena. Proprio ci mancherebbe. Ci mancherebbe. E comunque, è tutto è ricostruito e anche gli interni eh, sono ricostruiti a Cinecittà. Uh, tutti i marmi che vedete eh, sono fatti da Dio, da questi tecnici di Cinecittà, con, eh, sono tutti di carta. Ma e poi abbiamo avuto una fortuna più unica che rara, che è la stanza delle macchine. La stanza delle macchine è vera, perché noi avevamo fatto i disegni, pensavamo di ricostruire tutto, pro probabilmente sarebbe venuto fuori un po' di carta pesta. Il capo costruttore di Cinecittà ci ha detto, ma voi avete visto la nostra sala macchine? Dico, come la nostra sala macchina? Dice, sì, perché noi abbiamo una sala macchine che ogni tanto usiamo se abbiamo bisogno di aumentare l'energia. Io ho visto questa cosa, ho perso letteralmente la testa, perché erano, dico erano che non sono più. Due motori dell'incrociatore Giulio Cesare della Prima guerra mondiale. Io quando ho visto questi due sono perfetti. Oltretutto c'era un tubo. Infatti, faccio una leggera panoramica su quel tubo che andava fuori, cioè sembrava la grande lente che riprendeva tutto, proprio una, un colpo di fortuna pazzesco. E poco tempo dopo gli hanno venduti questi due motori per, per, per recuperare il rame. Per, recuperare il rame. E per molti anni sono stati lungo l'Appia, adesso non ci sono più. Quello è stato un vero colpo di fortuna. Un vero colpo di fortuna. Il film è girato, per quello che può interessare, in sette settimane, due giorni persi per il vento e, e le prime tre settimane io non ho visto un fotogramma, perché a Malta noi non riuscivamo a vedere i giornalieri, eh, quindi lo giravo al buio, lo giravo al buio e senza raddoppio, insomma, la, la pura incoscienza e insomma alla fine è venuto benino più che Antonioni in questo film più che la problematica di Antonioni eh, in questo film c'è la problematica di Kubrick e non tanto il Kubrick di Shining quanto il Kubrick di 2001 Odissea Siena lo sì. spazio perché l'argomento che tratta e fa riferimento al teletrasporto quantistico, cioè alla possibilità che uno possa eh, un, trasferire un oggetto da qui a un punto illimitatamente limit lontano dalla Terra all'istante in un'altra realtà. Questa è una problematica che probabilmente Bioi Casares aveva in mente perché l'idea che sta dietro al teletrasporto quantistico, che è stato provato sperimentalmente, era già sorta negli anni 30 ed, era, ed è stato uno dei grandi temi affrontati dalla fisica di punta. E, e quindi il pro, non è un, una questione della comunicazione o dell'incomunicabilità o del no. grado di comunicabilità, ma è un problema invece di realtà e di grado di realtà. E noi non sappiamo se quei personaggi sono veri o, sono, o non sono veri. E quale sia il loro grado di realtà. D'altra parte nel teletrasporto eh, la situazione è tale che eh, ciò che viene teletrasportato ha lo stesso grado di realtà di ciò che è in carne ed ossa, cioè questa realtà si duplica, per cui eh, voi sapete che ad Arecibo in Costa Rica c'è un, un grande... Eh, um, c'è un grande telescopio no? che capta le antenne per poter stabilire se eh, in un luogo indeterminato dell'universo ci siano forme intelligenti paragonabili a quelle sulla Terra. E io che sfido le idee estreme mi dico un giorno sì, capteranno il segnale sarà quello di uomini che noi definiamo sulla Terra immortali. No, da un punto di vista fisico, lei ha ragione. Tant'è che e Giri Eronico, prima, all'inizio proprio, no, ha sottolineato il, il fatto che il film, per come è realizzato, in questo senso in maniera più evidente che non nel libro, anticipa diciamo, la realtà virtuale. Eh, Sono d'accordo con lei che il tema dell'alienazione antoniniana non c'entri assolutamente nulla. In questo caso, però, eh, anche il, questa realtà della fisica alla quale lei fa riferimento eh, è, come dire, un, è, è un elemento insieme al cinema, insieme ai primi esperimenti televisivi e quant'altro, che come dire, forniscono, eh, sono lo stimolo. Per mettere in piedi una storia come quella che racconta Casares. Ma il sentimento va bene, che eh, porta eh, a, 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 a immaginare questa storia è precedente a questo ed è un sentimento per l'appunto più di Borges che, ti, che di Casares. Casares scrive questo libro nel 40, ha cioè 27 anni quando scrive questo libro, però era un, un amico esodale di Borges, insomma. Non, e comunque il, quello che ha spinto me non è tanto questa, mh, queste realtà fisiche che, posso, che esistevano, esistono, ma ti sollecitano in, in, a, a mettere in piedi delle storie, ma il sentimento ultimo è quello... Di Borges. Cosa dice Borges in un suo celeberrimo racconto? Dice: Io sono stato Alessandro Magno, sono stato Giulio Cesare, sono stato Cervantes, io sono Jorge Louis Borges. Vale a dire: siamo, in un, siamo nella compenetrazione della coscienza, siamo nella circolarità della coscienza. Siamo nel desiderio che Casare si esprime chiaramente, che il film non può che recepirlo chiaramente, vale a dire il desiderio di entrare nel cielo della coscienza di Faustina. Questo è un po' il vero tema, questo è il vero tema. Vale a dire, adesso ci sprofondiamo, purtroppo è anche tutto registrato, da una parte c'è l'unicità della nostra esistenza, va bene, che ci impedisce, va bene, di entrare nel cielo della coscienza di chi che sia. Allora il problema che si pone è però se questa possibilità eh, di fatto non si realizzi continuamente, istante per istante, nel, nel trascorrere del tempo. Borges non a caso non ha mai scritto un romanzo. Perché non ha a che fare con la sociologia, non ha a che fare con la psicologia, non ha a che fare con la cronaca, non ha a che fare con la storia, ha a che fare con la letteratura. E, e, e Borges scrive dei racconti che sono metaletterari, non fanno riferimento alla realtà, fanno riferimento alla realtà della letteratura. Ora però, siccome la gente continua a scrivere, gli scrittori continuano a scrivere, si pone il problema. Se ci sono posti di scrittori, il problema è di come portare questo sentimento vertiginoso, ripeto, nella forma romanzo e nel cinema, nella forma cinema. Perché lo dico con grande modestia, ci mancherebbe, non ci sono soltanto io, ce ne sono altri. Gli Oseliani, per esempio, non, uh, René, uh, lo stesso Antonioni di Professione Reporter, negli ultimi sette minuti, insomma. No? Il, come portarlo nella forma romanzo? Nella forma romanzo ci sono, è difficilissimo, è una difficoltà estrema. Una difficoltà estrema. E ci sono degli scrittori che secondo me ci hanno provato e ci provano. Per esempio, ci ha provato Calvino. Palomar di Calvino, che è una specie di ultima tappa. Eh? Cioè, vive questo sentimento. Calvino addirittura cambia il modo di scrivere quando legge Borges. Questa è la verità. C'è un, un Calvino prima di Borges e c'è un Calvino dopo Borges. Un altro scrittore che ci prova è Sciascia, non a caso io ho fatto due film tratte da Sciascia. Sciascia viene considerato uno scrittore di impegno civile, sciocchezze. Sciascia è anche uno scrittore di impegno civile, ma insomma, il, se fosse soltanto questo sarebbe uno scrittore di nessuna importanza quasi. Noteboom, che è uno scrittore olandese eh, piuttosto interessante. Ci provano, non, non è detto che ci riescano, eh. Dell Kundera dell'immortalità, si pone questo problema. Paolo Aster, che è un grande scrittore americano, si pone questo problema. È molto difficile, ripeto, trovare questo. Stiamo, seminato, stiamo andando fuori dal seminato. Nella forma romanzo, ancora più perché l'ho fatto così lungo? Perché ancora più difficile è nel cinema, perché il cinema ontologicamente va bene si presenta, ogni volta che c'è un'inquadratura, come qualcosa che esiste realmente. E allora c'è questo problema di superare no? questa, questa oggettività, tra virgolette, del cinema. E allora, l, in un certo senso, agli autori che prima, accenna, ai quali prima accennavo, Ioselliani, ripeto, René, lo stesso Buñuel, Buñuel del fascino di scheda alla borghesia, più mirabile. va bene, il si pongono questo problema e come secondo me riescono a realizzarlo negando il cinema il cinema di questi grandissimi uh, re registi va bene è un cinema che nega il cinema in che senso lo negano il cinema negano alcuni uh, presupposti che sembrano indispensabili al cinema negano per esempio la logica delle storie no? negano la, 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 il cinema vissuto in modo convenzionale, fruito in modo convenzionale eh? questo è un po', secondo me, il giro di pensiero che c'è dietro questi signori che, però, insomma, ne sanno, ne sanno, i favoriti della luna. Non abbiamo per esempio scomodato, non abbiamo parlato di Philip Dick, ma i simulacri. Il romanzo di Philip Dick ha molto a che fare con, con il film di Emilio Greco, almeno. cioè a, per quello che riguarda il valore e la consistenza di ciò che vediamo. Però mi sembra che dietro, più che Antonioni, l'alienazione o altro, insomma, visto che poi gli anni erano quelli giusti, eh, sembra quasi, insomma, c'è un'ottica più situazionista che, che cinematografica. Voglio dire, nel, appunto, nella realtà come rappresentazione, nella società come rappresentazione, viene da pensare più a Debord, Compagni che compagni che non magari ha un autore strettamente cinematografico. Sì. Ma eh, ripeto, ripeto, la mia generazione è cresciuta negli anni 60. Gli anni 60 sono straordinari, perché da, dalla fine degli anni 50 in verità, fino a, sostanzialmente fino al 68, è un decennio che va dal 57 fino al 68. Sono straordinarie perché per la prima volta nella storia del cinema si diceva: il cinema pensa cinema, cioè il cinema riflette sugli strumenti eh, che ha a disposizione, riflette in, in, in senso stilistico e in senso linguistico. Uh, come, perché e come finisce questo decennio? Finisce perché diventa l'Accademia di se stessa. È un po'. Perché nel frattempo eh, prende piede la poetica, diciamo, strutturalista. Cosa succedeva a un giovane in quegli anni? Eh? Succedeva che veniva molto stimolato da elementi strettamente cinematografici. Ah, che bella quella panoramica circolare! Ah, che bello il carrello di Kubrick! Magari a Kubrick non si pensava molto all'epoca, ma insomma il Kubrick di Orizzonte di Gloria e via discorrendo. Cioè, a questi elementi del linguaggio, importantissimi, che però a poco a poco, a poco a poco prendono il sopravvento e diventano fini a se stessi, cioè diventa accademia. Eh? Il, eh, un autore... Di cinema o uno scrittore, non è che viene eh, quando decide di fare un film o di scrivere un libro, parte secondo me, non parte quasi mai dalla, dalla, dalla disciplina eh, che lo riguarda. Cioè, non è che mh, può essere sì, può avere un'illuminazione, una, una cosa, ma insomma, in me verità, ha dei temi ai quali vuol dar corpo. Il problema è come di volta in volta trovare il modo in cui dar corpo a quel tema, che in buona sostanza è una variante. Insomma, un autore, grande o piccolo che sia, fa sempre lo stesso film, uno scrittore scrive sempre lo stesso libro, quasi sempre così. Insomma. No. Poi ci sono, sono, sono delle varianti. E quindi il, 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 il problema è come di volta in volta dare corpo, dare corpo al, a, a certe proprie ossessioni. Rimaniamo a Kubrick. Kubrick ha fatto 12 film. Il primo lui lo disconosce, dal secondo in poi invece riconosce tutto. Ha meno simpatia per Spartacus, ma insomma ne riconosce tutti. Borg, dico, Kubrick in qualche caso ha fatto passare 8 anni tra un film e l'altro, in questo caso purtroppo di somiglio, io tra il primo e il secondo film sono passato 8 anni, adesso a parte le battutacce. Eh, cosa faceva durante questo tempo? Eh, racconta lui stesso, leggeva un po' senza metodo, un po' come un rabdomante eh? e a un certo punto beccava il, la, la novella o il libro giusto. Eh, tenete conto che a parte, eh, parte l'ultimo film che tratta tratto dalla novella di Schnitzler, va bene? Uh, questo cercare eh, a 360 gradi di, di Kubrick lo ha portato a interessarsi a novelle o a romanzi non straordinariamente importanti da un punto di vista letterario, quasi trascurabili addirittura, eh, e che però vedeva nel, nella storia, nella situazione, in un personaggio, la possibilità di, uh, uh, di, 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 di come dire, ritornare su. su un tema o su temi che lo ossessionavano, uh, a mio avviso come gira, come girava meglio, peccato che non ci sia più, come girava Kubrick, Kubrick girava come se lui fosse Dio, cioè girava come se lui fosse sulla Luna. Questo è il problema. Lui, eh, l, l, quando dicono Kubrick ha frequentato tanti generi, sciocchezze, sono pure sciocchezze. Il problema è eh, a seconda del, del L'uomo è il sesso, l'uomo è la guerra, l'uomo è, il, è, il, è, il, è il, um, la scalata sociale. Barry Lyndon, eh. Ogni volta c'è questo povero uomo, Barry Lindon sale per la montagna, la montagna sale sale, 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 quando arriva in cima si scopre che è la montagna di sapone e precipita. C'è questa impossibilità di uscire fuori dalla propria prigione. Perché dico che filma come se fosse sulla luna? Noi siamo visti come dei topi che giriamo in un percorso già prestabilito ed è un occhio pavloviano, no? Sa già che siamo prigionieri, siamo prigionieri. Questo è Kubrick, per cui lui filma con questo distacco. Dopodiché, siccome una volta è la guerra, l'altra volta è il sesso, l'altra volta è la fantascienza, l'altra volta è la scalata sociale nel Settecento, l'altra volta è il, 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 il finto orrore di Shining, va bene... I film si presentano come. Oh, uh, full metal jacket, va bene? Si presentano come film appartenenti al genere, ma questa è una pura sciocchezza perché, come dicevo prima, siccome il tema evoca la forma, il tema evoca la forma, e allora di volta in volta si è presentato con forme apparentemente diverse. Ma in verità, l'occhio di Kubrick è sempre lo stesso. Lui sta sulla luna, è Dio, lui è Dio e guarda i poveri mortali. Che siamo dei topi che girano nel labirinto. Questa è, è la grandezza di Kubrick, a mio avviso. Non